10 aprile 1912, Southampton, Regno Unito. Il capitano Edward John Smith avvia i motori della nave più famosa della storia, 269 metri di lunghezza, 28 di larghezza, per un peso di oltre 46.000 tonnellate. È l'inizio del primo e unico viaggio del Titanic verso New York, mai portato a compimento. Il 14 aprile, alle 23.40, quello che era definito un miracolo della tecnologia navale d'inizio XX secolo impatta contro un iceberg. Alle 2.20 del mattino seguente, la nave viene inghiottita dall'oceano. Le vittime furono 1517.